Tanto devi fare più attenzione, devi fare molta più attenzione. Cosa fai? Ti sei fatto male? Mi sono fatto veramente male. Aspetta. Ciao a tutti, diavoletti! Ciao a tutti! Ok, diavoletti, siamo qui, ma... Tanto sei molto agitato. Vici, dobbiamo salutare qualcuno, te lo ricordi? Lo so, perché sei molto agitato, calmati. Saluteremo? Vici, il wifi non prende. Oh, dai, caricati. Saluteremo, forza, dai, Vici, di un nome. Non prende. Dai, dai, wifi, dai. Aspetta, vado un po' più là. Ok, ti seguo. Oppure resto qui? No, ho davvero tantissima paura perché potrebbe succedermi qualcosa, sapete perché? Perché qui siamo da soli e quindi adesso seguiremo Anto lentamente perché potrebbe esserci qualcuno proprio nascosto qui pronto per rapirci. Ok. Anto, allora prende qui... Cosa? Anto, ti sei allontanato un po' troppo? Cosa? Ok, io dopo... Ok, oggi salutiamo Ida. Ciao Ida. Sei impazzito per caso? Sei impazzito? E se volete essere salutati nel prossimo video, lasciate un mi piace qui sotto. Oh, quanti mi piace. Vici, dove vai? Ok, stavo per cadere. Perché hai chiuso la porta in questo modo? Mi hai spaventato tantissimo, veramente tantissimo. Ti rendi conto? Non si fa. Ok, ti chiedo scusa, ma oggi abbiamo salutato Ida. Chissà chi saluteremo nel prossimo video. Chissà, voi lasciate un mi piace e poi commentate qui sotto che noi noteremo tutti. Vieni. Ok, vengo, anche se sono molto arrabbiato con te perché... No, potresti cadere. Perché ti dico sempre le cose che poi succedono? La prossima volta dovresti ascoltarmi. Eh sì. Okay. Diavoletti, oggi ho proprio voglia di fare qualcosa di magnifico. Ad esempio? Chi sta chiamando? Chi è che sta chiamando? Pronto? Non urlate, sto dormendo. Ma chi è? Forse ha sentito il mio urlo troppo forte. Chi ha chiamato? Chi è che ha chiamato, diavoletti? Non capisco. Ehi, hey, tu, chi sei? Chi sei? Perché non risponde nessuno? Ehi, hey, rispondici, ci hai appena chiamati e ci hai urlati, ma tu chi sei? Chi sei? Vinci, non risponde nessuno, non risponde proprio nessuno. Bene. Ok, diavoletti, è stato molto strano. Ma Vinci, abbassiamo un po' la voce perché è notte. Lo so, Anto, ma chi era lì? Sembrava qualcuno di molto spaventoso. Era una voce molto strana. E poi, diavoletti, guardate, non c'è proprio nessuno qui fuori, guardate. Infatti, quindi chi avrebbe potuto sentirci? Guardate, diavoletti, venite. Non c'è nessuno. No, non c'è proprio nessuno. Vinci, vedi qualcuno seduto qui sopra? Aspetta. Forse qui si nasconde qualcuno, ma noi non lo sappiamo, quindi adesso mettiamoci a cercare qualcuno. Ehi, ti nascondi qui sotto? Vinci, non c'è nessuno. Qualcuno ci ha chiamati ed era una voce molto strana che di certo si nasconde qui, quindi adesso... Qualcuno ci sta spiando, Anto. Sì, qualcuno ci sta spiando. Controlla lì sotto. No, Vinci, non c'è nessuno qui sotto. Rimetti pure... Questo coso. Ok, non c'è nessuno qui. Okay. Non c'è proprio nessuno. Dobbiamo fare molta attenzione. Qualcuno potrebbe spiarci. Ok, Vinci, dai, vieni qui. Diavoletti, chi è che ci ha chiamati? Chi è che ci ha chiamati? Diavoletti, dov'è Vinci? Chi è lì dietro? Diavoletti, vedo una persona lì dietro. Chi è lì dietro? Non è che Thomas, il treno pauroso? Ciao. Vinci! Sei tu! Vinci! Vinci! Vinci, non chiudere quella porta, non chiudere! Perché potremmo essere molto più al sicuro così? No, Vinci, apri questa porta! Io voglio vedere chi c'è qui fuori! Ok, ho davvero molto paura, quella chiamata è stata molto strana! Vinci, dai! Andiamo a fare palestra! Facciamo palestra normalmente, guarda! Che c'è, Vinci? Che c'è? Dobbiamo andare via da qui, immediatamente! Dobbiamo andare via perché quella chiamata è stata molto strana, poi nessuno ci ha più risposti e adesso siamo solamente noi due qui e fa davvero tantissima paura. Vinci, io ho un'idea. No, nessuna idea. Diavoletti, se dobbiamo andare via da qui, commentate qui sotto con andate via Anto e Vinci perché Vinci, qui potrebbe succedere qualcosa. Non commentate qui sotto, diavoletti, non commentate. Se... Oh, Vinci! Oh, diavoletti! Dobbiamo andare via da qui. Ascoltami, ok. Per una volta.
Non ti ascolto. Diavoletti, non voglio ascoltare Vinci. Vinci, che fai? Potrebbe esserci Vinci, qualcosa. Non lanciarmi le cose, non lanciarmi le cose. No, Vinci, io non vado via da qui. Buh, Vinci, buh. Fifone, fifone. Invece no, tutti diavoletti. Non lanciarmi quella palla gigante. Non lanciarmi quella palla gigante. Dobbiamo andare via da qui. Vinci, non lanciarmi la palla in faccia. Ok, Vinci, ma vieni qui, vieni qui. Che guarda, succede? Guarda, guarda un attimo. Diavoletti, io oggi voglio giocare proprio ad un gioco, guardate. Oh, che carino, come si intitola? Il gioco di Thomas. Che c'è, Vinci? Non puoi giocare al gioco di Thomas? Pensavo fosse un gioco normale, ma il gioco di Thomas, intendo, capisci? Thomas? Vinci? Proprio Thomas? Basta pensare a Thomas. Sì, invece penso a Thomas e come, quindi spegni subito questo cellulare. No, Vinci, io giocherò al gioco di Thomas di notte e non succederà nulla, non succederà proprio nulla. Sai che a chiamarci potrebbe essere stato anche Thomas? No, Vinci, Thomas non ci ha chiamati. Beh, giochiamo al gioco di Thomas, guardate, questo è il mio personaggio, Thomas, e adesso giocheremo al gioco di Thomas. E Thomas si trasformerà in quel treno spaventoso a forma di ragno. Oh, Vinci, dietro di te, dietro di te! Vinci, non c'è nessuno. Ti ho fatto uno scherzo. Non scherzare in questo modo, perché sul serio Thomas potrebbe venire qui, quindi spegni questo cellulare, dai, dammelo. No, Vinci, diavoletti, è notte e noi adesso giocheremo a Thomas. Oh, oh, oh. Sai che la leggenda dice mai giocare a Thomas di notte? Ok, lasciate un mi piace se volete che io, Anto, gioco a Thomas di notte. Buh! Hanno lasciato il mi piace. Ok, diavoletti. Quindi adesso devo giocare, grazie mille, diavoletti. Potrebbe apparire qualcuno all'improvviso e potrebbe spaventarci tantissimo, quindi dammi questo cellulare. Non giocare a Thomas. No. Ok, diavoletti, adesso giocheremo a Thomas. Oh, no, 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 no. Ok. Vinci, che fai? Perché guardi indietro? Guarda, diavoletti, Thomas contro questo treno. Ok. Secondo te, Vinci, vincerò io? Non mi interessa. Dai, diavoletti, giochiamo a questo gioco. Tre, secondo me devi due, spegnere questo cellulare. Uno. Chi vincerà? Chi vincerà o no? È in vantaggio, quel treno è in vantaggio. Diavoletti, guardate, sto correndo. Ma il treno? Oh, ho superato. Diavoletti, ok, chissà chi vincerà, guardate qui. Wow, che salto. Vinci, non guardare indietro. Ok, diavoletti, stiamo vincendo, guardate, io sono qui, il treno è proprio dietro di me. Stiamo vincendo, turbo! Ok, abbiamo vinto! Ok, Vinci, io ho vinto. Bene. Che c'è, Vinci? No, voglio vedere la vittoria, guarda, Thomas vince. Ho proprio vinto, questo è il primo round ed ho vinto. Diavoletti, ho aggiunto la mia vittoria. Ok, Vinci, secondo te dobbiamo continuare a giocare a Thomas? Fammici pensare, no. Semplice. Vinci, perché vuoi prendere il cellulare? Perché non possiamo giocare a Thomas. Vinci, non c'è nessuno, ma perché credi che ci sia qualcuno? No! Dove scappi con il mio cellulare? Voglio giocare a Thomas, dove scappi? Vinci, dove hai messo il mio cellulare? Non te lo do, perché è molto pericoloso giocare a Thomas. Ok, non dobbiamo giocare a Thomas, quindi adesso farò palestra. Molto meglio. Vinci, che fai? Ok. Vinci, dove hai messo il mio cellulare? L'ho messo proprio qui, quindi adesso non puoi muoverti, dovrai restare così per sempre, così ti impedirò di giocare a Thomas. Diavoletti, oh no, io non devo rompere il mio cellulare, oh no, devo restare con le gambe così per sempre. Per moltissimo tempo, fin quando non ti arrenderai nel giocare a Thomas. Diavoletti, oh no, ok, ho un piano. Adesso prenderò il cellulare. Meno male. Oh, Vinci, okay. Perché mi hai fatto questo? Mi fanno male tutte le gambe. Non devi giocare a Thomas, fermati. Vinci, invece adesso giocherò a Thomas. Cosa, ma è stato un brutto scherzo, quindi adesso non giocare a Thomas. Vinci, voglio giocare a Thomas, dai, smettila, ma perché ti comporti in questo modo? Perché notte potrebbe succedere qualcosa con Thomas spaventoso. Vinci, dai, io sto giocando a Thomas, cosa succederà? Proprio niente, niente di niente. Bene. Vinci, ma perché mi metti quest'ansia? Ok, mi metto proprio qui, così vedrò se qualcuno... Vinci, ma perché dici queste cose? Proprio dietro di te potrebbe apparire Thomas. Vinci! La leggenda dice mai giocare a Thomas di notte. Ok,
Ok. E tu lo stai facendo. Questo è il secondo round. Devo battere quel treno rosso. Perché lo trovi così divertente? Dice, per me è bellissimo questo gioco. È bellissimo questo gioco, guarda. Chi vincerà? Thomas o questo treno rosso? Vincerò io questo treno rosso? Ok. Diavoletti, ce la faremo. Ce la faremo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vinci, non guardare quella porta. Ok, diavoletti, stiamo andando sempre avanti. Stiamo vincendo. Sì, il secondo round è nostro. Yeah! Abbiamo vinto. Thomas vince. Anto ha vinto la seconda partita. Ok. Diavoletti, sto vincendo tutte le partite. Diavoletti, non devi continuare a giocare. Anto non può continuare a giocare. Potrebbe succedere qualcosa di brutto, perché la leggenda dice che non si deve mai giocare a Thomas di notte. Vai, Thomas! Vinci, no! Non prendermi il cellulare! Vinci, non rovinarmi la partita. Ok, batterò questo treno rosso. O non mi vuole superare? Non deve superarmi. Vai, Turbo! Ok, stiamo vincendo! No, non smetterò mai. Guardate, adesso arriva il salto! Vince! Non guardare lì! Non guardare la porta! Quando smetterai di giocare? No, non smetterò mai di giocare. Ok, ho vinto anche la terza partita. Ok, tre ne bastano, dai. Non prendere il mio cellulare. Ok. Diavoletti, commentate qui sotto con... Continua a giocare. Proprio continua a giocare. Se volete che Anto continui a giocare, ma io dico no. E anche alcuni diavoletti dicono di no, quindi adesso posa subito questo cellulare. Sapete che c'è una leggenda? Sapete che c'è proprio una leggenda? Se si gioca il quarto round di questo gioco... Cosa succede? Succede qualcosa di strano, ci vogliamo provare? No. Ok, sì, proviamoci. No. Vinci, ci voglio provare, voglio giocare il quarto round. Cosa, tu conosci la leggenda e adesso vuoi combattere la leggenda? Cioè, Thomas potrebbe arrivare qui proprio dietro di te da quella porta. Vinci, basta nominare Thomas. Ok, Vinci, sto giocando. Ok. Cosa, stai giocando al quarto round? Sì, sto giocando al quarto round. Ok, diavoletti, stiamo giocando. Oh, no. Ok, adesso fai il salto. Wow, che salto. Vinci, no. Cosa? Perché si è fermato? Vinci! Cosa è successo? Perché? Sono uscite queste foto strane? Aspetta, che foto sono? Vinci! Thomas? Vinci! Durante il gioco è uscito... Vinci, perché è uscita quella foto di Thomas? Perché quando gioco succede questo? Perché hai giocato il quarto round? Vinci? Ha vinto l'avversario? Io ho perso, proprio perso. L'hai detto proprio tu prima. Vinci. La leggenda, ricordi? Questo il quarto round. Questo gioco è molto strano, perché ha fatto questa cosa? Perché hai giocato il quarto round, lo capisci? Vinci? Ok, cerchiamo di giocare. No! Perché adesso clicco qui e cerco di giocare. Di nuovo? Perché vinci? Guardate sul soffitto. Perché dobbiamo guardare sul soffitto? Vinci? Ok, sto iniziando a spaventarmi tantissimo. Perché il gioco sta facendo così? Guarda! Ci ha detto di guardare sul nostro soffitto. Vinci, non posso più giocare. Non posso più giocare! Finalmente. Vinci, ha detto di guardare sul soffitto. Ok, cosa ci sarà mai sul soffitto? Diavoletti, cosa c'è sul soffitto? Anto! Cosa? Cos'è lì? È la faccia di Thomas che ci sta spiando? Quella faccia di Thomas sembra che ci stia spiando. Vinci, ci sta proprio spiando? Oh no! Thomas? Ci sta spiando? È diventato una telecamera che ci spia? Cosa? Perché ci sta spiando? Ehi, Thomas, cosa ci fai lassù? Ok, diavoletti. Cosa? Vinci sul muro? Adesso è proprio sul muro, ok? Vinci, dobbiamo scappare. Giocando a quel gioco abbiamo richiamato Thomas Pauroso. Sì, Thomas ci sta proprio spiando. Vinci, ok, io ho veramente molta paura. Ho veramente molta paura. Te l'avevo detto che sarebbe stata una pessima idea giocare a quel gioco di notte. Vinci, oh no. Dobbiamo scappare, ci sta continuando a spiare. Vieni qui. Qui dietro forse non ci spierà più? Vinci? Ok, controlliamo sul soffitto. Esatto. Vedete Thomas sul soffitto? Diavoletti, dobbiamo controllare sul soffitto. Vinci, controlla sul soffitto. Vinci, no, non è Thomas. Cos'è? Diavoletti, ok, Thomas ci sta spiando. E noi non sappiamo dov'è adesso. Dov'è Thomas? Vinci? Ok.
Dobbiamo trovare un piano. Sta succedendo qualcosa di strano. Sta succedendo qualcosa di strano proprio qui dentro. Io so il perché. Io so il perché. Perché tu hai giocato a quel gioco di notte e non si gioca a quel gioco di notte. Quindi adesso... Scappiamo! Cosa? Mi hanno mandato una notifica? Ok, di certo si tratta di Thomas. Vici? Vi sto spiando da 24 ore, guardate. Thomas ci sta spiando da 24 ore. Sa tutto quello... Vinci? Siamo noi. Stavamo facendo palestra? Sì, guarda, io sto facendo palestra mentre tu stai sistemando quel tappetino. Cosa? Sì, guarda, Vinci, stavamo giocando qui. Sì, stavamo proprio giocando. E... Non è divertente, perché stai ridendo? Non c'è niente da ridere. Vinci? Thomas ci ha ripresi tutto questo tempo mentre stavamo facendo palestra. Thomas... Ci ha ripresi di nascosto, ci sta spiando di nascosto? Vinci, guarda. Vinci, non voglio neanche guardare, non voglio neanche guardare. Ok, quindi adesso Thomas ci sta spiando anche in questo preciso istante? Vinci, dobbiamo scappare, ho paura, vieni. Vinci, è spaventoso. È molto spaventoso, molto spaventoso. Ok, cosa facciamo? Vinci, Thomas! Proprio... È proprio su quel muro. Guarda, Thomas, è su quel muro. Ehi, smettila di guardarci! Perché ci stai fissando? Perché ci stai continuando a spiare da oltre 24 ore? Noi non vogliamo che tu ci riprenda. Basta spiarci, basta spiarci. Incredibile. Ok, dobbiamo fare qualcosa. Okay. Thomas ci sta spiando. Possiamo rompere quella telecamera a forma di Thomas? Vinci? Adesso non c'è più. Dove è andato? Ok, adesso prendiamo questa palla gigante e appena rivedremo telecamera Thomas, gliela lanceremo contro, così si romperà in mille pezzi. Okay. E non ci spierà mai più. Diavoletti, quindi noi dobbiamo lanciare questa palla gigante proprio su Thomas? Esatto, così. Quella telecamera Vinci. Molto spaventosa. Proprio così. Esatto, cadrà in mille pezzi. Ok, quindi teniamoci pronti con la palla. Ok. Dobbiamo cercare Thomas. Thomas! No, non c'è lì. Diavoletti, controlliamo il muro. Controlliamo il soffitto. Okay. Vinci, vedi qualcosa sul soffitto? No, per adesso non c'è niente. Thomas! Vedete la faccia di Thomas? No, non è Thomas, Vinci. Non è Thomas. Non c'è Thomas qui, Anton. Non c'è telecamera Thomas qui. Ok. Ho una soluzione. Vinci, che c'è? Dobbiamo uscire lì. Forse Thomas telecamera si nasconde proprio da quest'altra parte. Ok. Non è in questa stanza. Andiamo a controllare. Andiamo. Ok, prima la palla. Vinci, vieni qui. Diavoletti, se volete che colpiamo con la palla Thomas, lasciate un mi piace. Ok, tutti avete... Attenzione, tutti avete lasciato un mi piace, quindi adesso andremo a colpire telecamera Thomas con quella palla gigante. Vinci, dov'è telecamera Thomas? Forse fra queste piante? Telecamera Thomas, dove sei? Vinci, non c'è nessuno qui. Qui sotto? Telecamera Thomas! Vinci, forse... telecamera Thomas! Cosa? Dove hai visto la telecamera Thomas, Santo? Lì non c'è niente. No, non c'è niente. Mi sono solo impressionato. Ok, non mettermi. Mi hanno mandato una notifica? Che cos'è? Vinci, vi sto spiando da 24 ore, guardate. Ancora? Di nuovo? Diavoletti, un'altra? Un'altra volta? Vinci, siamo noi? Siamo noi adesso che stiamo cercando? Vinci? Cosa siamo noi mentre cerchiamo Thomas? Vinci, siamo proprio noi, guardate! Diavoletti, ci sta spiando, ci sta proprio spiando! Ci sta spiando da 24 ore, se non di più? Vinci, ci sta continuando a spiare, sa tutto quello che stiamo facendo! Quindi adesso dobbiamo Vinci? Cercare? Cosa? È diventato un drone? Thomas telecamera è diventato un drone? Thomas, vieni subito qui! Vinci, con la palla! Dai! L'hai mancato. Ok. È Thomas, da questa parte. No, Vinci, non lo vedo. Dov'è? Thomas Drone. Dove sei? Avete visto? Thomas Drone è proprio qui in questa stanza. E ci sta continuando a spiare? Avete visto quella scena? Eravamo proprio noi mentre... Perché stai continuando a colpire quella colonna che non c'entra nulla? Non c'è Thomas qui. Il drone di Thomas non è qui. Ok, Vinci, dietro di te! Vinci, dietro di te, guarda! Vinci. 3, 2,
Uno. Ok, diavole. Se volete che colpisca Thomas Drone, commentate qui sotto con un cuore rosso. Ok. Wow! Dove è andato? Vinci, dove è andato? Ok. Thomas Drone ci fa brutti scherzi, ma noi ti prenderemo. Vinci, controlla qui sotto. Vedi Thomas Drone qui sotto? No, forse lì dietro? No? No, nessuna traccia di Thomas Vinci! Drone qui. Vinci, aiuto! Aiuto, è lì! È lì! Colpisci! Vinci, guarda, è proprio lì! Cosa? Anto, dove sei? Questa palla era proprio nelle mani di Anto, ma adesso Anto non c'è più! Cosa? Cosa è appena successo? Thomas ha rapito Anto? Oh no, è terribile! È terribile! Io te l'avevo detto, Anto, che sarebbe stata una pessima idea giocare a quel gioco di notte, ma tu lo hai fatto! E guarda adesso cosa hai fatto succedere! Thomas ti ha rapito! Dobbiamo proteggerci. Il drone Thomas potrebbe rapire anche noi. E non possiamo farci rapire, sapete perché? Perché adesso dobbiamo trovare una soluzione per salvare Anto. Non possiamo essere rapiti anche noi. Ok. So che sei qui da qualche parte che mi stai spiando. Thomas! So che sei qui da qualche parte che mi stai spiando. Lascia andare Anto, non giocheremo mai più al tuo gioco di notte. Promesso! Oh no, nessuna risposta. Non ricevo nessuna risposta. Oh no. Ok. Anto, dove sei? Anto? Thomas? Thomas, dai. Thomas, dove sei? So che sei da qualche parte qui che mi stai spiando. Cosa? Questo è il cellulare di Anto? È proprio... Cosa? Cosa, Thomas? Thomas ha rapito Anto? Diavoletti, ma voi riuscite a capire cosa sta dicendo? Perché io no, non capisco Thomas, ma... Sembra... Cosa sta dicendo? Oh, ok. Non ci posso... Oh! Quella porta era aperta, diavoletti. Quella porta era proprio aperta. Cosa? Thomas, lasciami uscire da qui. Anto, dove sei? Thomas ha proprio chiuso questa porta? Oh no, diavoletti. Thomas mi sta continuando a spiare. Apri questa porta.